Salve a tutti, sono Paolo Meuli, uno psicologo clinico di 25 anni. Sono Enza Belperio, psicologa e psicoterapeuta sistemico-relazionale. Sono Teresa Dominique D'Ambrosi, psicologa e psicoterapeuta. Da 27 anni lavoro come psicologa nel Servizio Sanitario Nazionale. Pensando alle celebrazioni del trentennale ho pensato che non dovesse essere qualcosa di autocelebrativo, ma insieme alle colleghe dell'esecutivo, a Lucia Sarno, a Marianna Piccitillo e a Monica Terlizzi, abbiamo pensato che dovesse esserci un momento che desse il senso di tutto quello che gli psicologi e le psicologhe in questo momento stanno facendo. Pensare al fatto che compiamo 30 anni come professione mi emoziona, mi fa ripensare a tante cose che in questi anni e a tutta la strada che in questi anni abbiamo fatto insieme. Quindi a voi chiediamo di raccontarvi, ma anche di come questa formazione e questa competenza è diventata professione. Io sono partito dalla mia passione per la criminologia, quindi la formazione in questo ambito, e questo mi ha portato a confrontarmi con varie realtà professionali, non solo della psicologia, ma anche di altre professioni, quale la Polizia di Stato, i Carabinieri, l'Avvocatura, e tutto questo sempre coniugato con la psicologia, che è un elemento molto importante. Attualmente mi sto occupando anche di un progetto molto particolare della psicologia in condominio, in quanto criminologo, per analizzare le relazioni e, dal mio punto di vista, per prevenire i crimini in condominio, dallo stalking condominiale agli omicidi o comunque a tutti quei reati tra vicini di casa. Quindi ho tentato di portare la mia passione coniugandola con quello che chiedeva il mondo professionale, il mondo del lavoro. La mia professione è molto versatile e ho deciso di viverla in tutta la sua potenzialità. Vuol dire che mi occupo di differenti problematiche e lavoro in vari contesti, nell'ambito privato, e allo stesso tempo collaboro con varie associazioni, ad esempio nei contesti scolastici o anche nei contesti formativi. Se devo pensare a qualcosa che unisce tutte queste attività è la parola cambiamento. Effettivamente il cambiamento crea tante di quelle emozioni e difficoltà che potrebbe essere il motivo principale per il quale le persone chiedono aiuto. In realtà non è solo una risposta alla richiesta di aiuto, ma a volte è anche un'attività che promuove il cambiamento. In questo senso il potenziamento delle risorse personali per favorire un'autorealizzazione di sé. Con i bambini potenzio le loro risorse, le loro capacità comunicative ed espressive per favorire una crescita in questo senso. E con gli adulti varia. Se c'è una difficoltà concreta che ostacola un cambiamento, ad esempio una malattia purtroppo, o una circostanza come un lutto o anche un trasloco, allora là cerco di potenziare le risorse che hanno dentro di loro e che sono ostacolate in quel momento. Man mano nella formazione ho sempre di più focalizzato la mia attenzione sull'essere genitore, e questo mi ha fatto scoprire le varie sfaccettature sia collaborando con associazioni del territorio di Casalnuovo, quindi facendo dei corsi di sostegno alla genitorialità per famiglie disagiate, quindi con le problematiche che affrontano quotidianamente nel allevare anche figli in territori appunto con diverse problematiche. E sia sono arrivata anche ad un'altra sfaccettatura dell'essere famiglia e dell'essere genitore, di quei genitori che diciamo non sono riconosciuti genitori perché hanno perso un bambino, quindi hanno vissuto un lutto perinatale. E oggi mi ritrovo a facilitare dei gruppi di automutuo aiuto con
l'associazione Ciao Lapo. Questo mi porta quindi a sperimentarmi nelle varie sfaccettature dell'essere genitore e penso che la mia passione possa bene essere conciliata con una formazione continua e di conoscere sempre di più, essere incuriosita, appassionata dalle storie che ognuno, ogni persona, ogni coppia, ogni famiglia mi può portare. Quando ho intrapreso gli studi di psicologia, immaginavo di occuparmi in un futuro di clinica. Invece oggi faccio tutt'altro. Mi sono resa conto che abbiamo molto bisogno in ambito territoriale, comunale, della figura dello psicologo. Occuparsi delle famiglie di un territorio, dei minori a rischio, di un ambito del territorio della Regione Campania, ci permette sicuramente di creare delle nuove strategie di rete e un'equipe multidisciplinare per favorire il benessere di un'intera comunità. È auspicabile in futuro concentrare maggiori risorse del territorio, soprattutto lo dico ai giovani colleghi interessati al campo sociosanitario, affinché il benessere della persona non venga valutata solo in un contesto sanitario, ma anche in un contesto sociale. Io lavoro nel Servizio Sanitario Nazionale come psicologa nell'ambito delle dipendenze da quando ho cominciato a lavorare e nell'ASL Napoli 1 mi occupo di coordinare le attività dell'unità operativa del Dipartimento Dipendenze Nuovi Modelli di Consumo. Questa unità operativa è declinata al momento attuale soprattutto attraverso due servizi. Uno è il progetto Mama Coca, un servizio altamente innovativo, al momento l'unico di questo genere di servizio pubblico in Italia, che esiste a Napoli da 9 anni e si rivolge a persone che usano la cocaina ma che non vogliono rivolgersi ai servizi tradizionali, quindi immaginiamo SERD e comunità terapeutiche. L'altro servizio che sta in questa unità operativa è invece un po' più tradizionale, ma anche questo sempre in innovazione, nel senso che si situa in quell'esperienza già abbastanza consolidata a livello nazionale e internazionale di interventi con unità mobili nei contesti del divertimento. Cioè la nostra unità mobile fatta di operatori esperti in questo campo raggiunge le persone nei momenti della classica movida cittadina, intervenendo anche per dare informazioni e per costruire delle relazioni dentro le quali appunto le persone possano essere aiutate a prendersi cura della loro salute in maniera diversa. Anche in questo caso c'è da interrogarsi sui modi possibili di costruire relazioni in luoghi che non sono i luoghi dei servizi tradizionali, con persone che magari in quel momento non stanno chiedendo aiuto e ciò nonostante sono persone che hanno diritto e a volte anche il bisogno di un intervento pubblico, di un intervento di salute che vada loro incontro. Anche in questo caso una grande attenzione anche al linguaggio, ai concetti utilizzati per costruire ad esempio i materiali informativi e anche per approcciare queste persone nei luoghi appunto dove andiamo a incontrarli. Questa è la professione che amo. Ho cominciato un po' come tutti, dopo la laurea di 5 anni, dopo essermi specializzato, ho fatto il mio bravo tirocinio, ho cominciato ad avere un mio giro di pazienti. A un certo punto però che cosa è successo? Che a un certo punto mi sono trovato in una fase che qualcuno poi a un convegno ha definito di disperazione creativa e me la sono tenuta perché mi è piaciuta molto, in cui ero completamente senza pazienti. Il mio studio era completamente vuoto. E allora, facendo un po' di brainstorming con la famosa disperazione creativa, ho trovato un mio campo, un mio settore di specializzazione, perché oggi è molto importante trovare una specializzazione, perché noi possiamo fare tutto, ma in realtà per la gente che ci guarda, per la gente che ci contatta, facciamo tutto e niente, forse sappiamo fare anche troppo, però dobbiamo specializzarci e quindi essere, come dire, puntare tutto su un campo. E io ho puntato sulla scuola. Ho cominciato a girare per gli istituti, ho cominciato a frequentare gli insegnanti, i docenti, tutto quello che loro avevano da offrire e quello che potevo io offrire a loro. E così ho cominciato il mio lavoro da psicologo scolastico, un lavoro che dura ancora, mi ha portato a lavorare in diverse scuole di Napoli, anche in diverse regioni oltre la Campania, e un lavoro che mi appassiona, mi prende perché lavorare con i ragazzi, lavorare con i giovani, mantiene giovani e soprattutto è un lavoro molto, molto divertente. Sono da anni impegnata nella promozione della psicologia, della conoscenza di questa scienza clinica che è la psicologia e mi impegno tutti gli anni con la settimana per il benessere psicologico, con convegni che vengono fatti nelle scuole,
nel tentativo di divulgare la psicologia, dandole un doppio taglio, un taglio clinico e un taglio sociale, quindi andando a lavorare su tutti quelli che sono gli aspetti clinici legati per esempio alla psicopatologia, ma anche quelli che sono gli aspetti del sociale, come per esempio il bullismo, l'identità di genere. E questo ha fatto avvicinare a me i giovani e ha fatto in modo tale che io creassi una rete. Quando si ha un progetto si ha la capacità di diffondere con una forza che vogliamo chiamarla resilienza, vogliamo chiamarla pervicacia, tenacia, si ha la capacità di diffondere ciò in cui si crede, ciò per cui si è studiato, ciò per cui ci si è specializzati, di attirare persone e di realizzare qualcosa di concreto in termini di benessere. Siamo ancora percepiti nell'immaginario collettivo come una professione unicamente che si occupa delle relazioni d'aiuto, cioè quindi focalizzati sulla dimensione diagnostica, di consulenza, di intervento, una relazione duale, sia a carattere preventivo che riabilitativo. In realtà la vedo come una limitazione, perché lo psicologo ha una formazione specifica alle relazioni, è un esperto di rapporti, di relazioni, individuo-contesto, nei luoghi di lavoro, nei processi decisionali, sa gestire i sistemi complessi, e quindi è necessario che riconoscersi queste competenze, sviluppare queste competenze che io chiamo di secondo livello, competenze gestionali, comunicative e relazionali. Lavoriamo sulla struttura sociale del territorio, dobbiamo impegnarci ed elaborare quelle idee, quei progetti di empowerment sociale, quelle innovazioni che consentono una ridefinizione dei legami tra le persone, i gruppi e le organizzazioni. E ultima cosa, visto il momento particolare di intolleranza diffusa, di un odio permeante nella società, noi abbiamo il dovere morale e professionale di intervenire con le nostre competenze. A me piace dire che non sono io che ho scelto la psicologia, ma è la psicologia che ha scelto me. Sono cresciuta in un centro di riabilitazione, quindi questa figura per me non era sconosciuta. Diciamo che nasco all'interno di un centro di riabilitazione, quindi diciamo il mito da bambina era proprio lavorare ancora e lavorare nella riabilitazione, ma ad oggi vi dico che nuovamente la formazione, o comunque la passione, la vita ha rimescolato le carte e mi ritrovo a lavorare molto spesso, con piacere devo dire la verità, con delle associazioni nel territorio, incontrare ragazzi, molto spesso parlare di violenza di genere, che è un tema che sento molto ad oggi, e praticamente fare rete e diffondere comunque la cultura della psicologia. Oggi la psicologia per me è uno stile di vita. Dall'istituzione e dalla legge 5689 che ha dato vita ufficialmente alla professione di psicologo, tanti passi avanti si sono fatti, tanti sono ancora in itinere che vanno fatti per lo sviluppo ulteriore di questa nostra professione. Per noi psicologi questo trentennale ha una grandissima importanza, per gli psicologi nazionali, per tutti quelli che sono cresciuti, hanno fatto crescere la psicologia, quelli della nostra generazione e quella della generazione che verrà, o la generazione che in questo momento sta promuovendo questa professione, sta promuovendo questa scienza. Qui abbiamo organizzato un momento molto importante per noi qui nell'Ordine dei Psicologi della Campania. Abbiamo trovato dei colleghi che si sono resi disponibili a portare la loro esperienza, colleghi di tutte le generazioni, colleghi che lavorano in tutti i settori, e in questo mettere insieme le esperienze abbiamo proposto veramente un incontro di pensieri, di idee, di progetti che comunque devono riguardare sempre la nostra professione. Un trentennale meraviglioso, un trentennale pieno di pensieri, di idee da condividere, un trentennale che ci porta verso il futuro. Sono entrata a far parte di questa grande famiglia quando la legge che festeggiamo oggi era un adolescente. All'epoca ho declinato la professione
utilizzando il condizionale imperfetto. Oggi uso il presente indicativo. Il tempo migliore che abbiamo è il modo della certezza. Lo faccio nel mio studio privato, dove non arrivano più solo ansia e depressione, ma persone in crisi, in difficoltà, separazioni, persone con il desiderio di diventare più intelligenti e di vivere ad un altro livello. Inoltre svolgo l'attività presso un centro di riabilitazione e anche qui l'utenza è cambiata. Non c'è più soltanto disabilità o ritardo mentale, ci sono bambini con disturbi specifici dell'apprendimento, piuttosto che mutismo, bullismo, balbuzie, disturbi dell'area affettiva e della sfera emozionale. Questo è un cambiamento. Tutto ciò avviene in un territorio parzialmente inesplorato dalla psicologia, il Vallo di Diano, un territorio in cui i colleghi trovano spazio e spero di poter collaborare con loro utilizzando il congiuntivo. RPSI è una rete di psicologi che interviene in vari contesti, aziende, scuola, servizi sociosanitari, consulenza psicologica in studio. Un nostro specifico ambito di competenza è il rapporto tra scuola, famiglia e servizi. La scuola non è solo un luogo in cui studiare, ma anche un contesto di incontro e socializzazione, nel quale convivere può essere talvolta complesso. La nostra proposta è un servizio di consulenza e orientamento scolastico rivolto a famiglie con bambini diagnosticati, che prevede degli incontri con il corpo docente, con la famiglia, con i sistemi curanti implicati, ma anche i laboratori extrascolastici di musica, arte, gruppi sportivi, gioco o studio, oppure progettando l'intervento dello psicologo con il gruppo classe. L'integrazione non è soltanto un valore, ma è il prodotto di un lavoro competente, di cui possiamo occuparci. Salve, sono la dottoressa Caterina Nuzzo, psicologa specializzanda in psicoterapia sistemico-familiare. Opero all'interno di Casa Amore, una fondazione solidale senza scopo di lucro, sita in San Nicola la Strada. Casa Amore nasce come sportello informativo, punto di riferimento, orientamento e supporto alle famiglie con bambini e giovani adulti affetti da ritardo neuropsicomotorio e disturbi del neurosviluppo. All'interno di Casa Amore mi occupo di supporto e sostegno psicologico rivolto alle famiglie. Salve a tutti, io sono Sara Cicchella. Io sono Liliana Ferrone. Io sono Rosita Feretta. Io sono Adriano Principe. E siamo tutti psicologi e psicoterapeuti, nonché membri dell'associazione SIPEM SOS Sezione Campania e soci fondatori. Abbiamo fondato questa associazione attualmente riconosciuta dalla Protezione Civile Regione Campania e ci occupiamo appunto di psicologia dell'emergenza. Questa esperienza è nata a seguito del grande lavoro che è stato fatto con l'Ordine degli Psicologi della Campania a seguito appunto dell'alluvione del Sannio. Sono la dottoressa Dominique D'Ambrosi, psicologa psicoterapeuta sistemico-relazionale operante sul territorio salernitano. Lo sviluppo della mia professione è stato graduale. Posso considerare quattro aspetti come fondamentali per la mia crescita. Innanzitutto uno studio ed un'analisi dei bisogni del territorio, così da erogare dei servizi idonei. La promozione dei miei servizi attraverso strategie di marketing e comunicazioni online. La costruzione di una solida rete tra singoli professionisti, enti ed associazioni con cui si creano sinergie e progetti. Ed infine, ma non meno importante, una continua formazione professionale e personale. Tutto è arrivato da una forte determinazione e passione. Riteniamo che vada incontrato il più possibile il cittadino nei vari ambiti della vita quotidiana. E in particolare quindi abbiamo suddiviso il territorio in tre settori prevalenti, è quello della scuola, quello della salute e quello delle associazioni. In particolare per la scuola abbiamo un modulo che si chiama Il futuro siamo noi, e è partito con il liceo Mazzini di Napoli e prosegue con l'84esimo circolo, quindi sia scuole dell'infanzia che scuole elementari. Mi occupo di progettazione, formazione, in una parola di sviluppo, e la mia attività principale di questo momento è lo sviluppo di comunità. Stiamo provando a costruire una comunità che si occupa di
aiutare i professionisti, sia giovani che non, a ripensare la propria professione in vista degli imminenti mutamenti del mercato del lavoro. E come lo faccio? Saluto il professor Carli, che nel 2017 scrive in un suo libro che oggi la funzione dello psicologo è quella di provare a rifondare miti comuni, gruppi che funzionano, gruppi di lavoro dove che si sentano appartenenti a problemi comuni. Per questo oggi vi porto questo logo, che è il simbolo in qualche modo di quello che stiamo provando a portare avanti. Sono Anna Rita Natello, una psicologa psicoterapeuta, ma soprattutto una psicologa del territorio. Dal 2012 difatti collaboro con l'associazione SFT ed è proprio in quell'anno che, grazie a un bando del CSV Napoli, attiviamo il primo centro di presa in carico psicologica per famiglie e adolescenti nella stessa municipalità. Tale progetto nasce subito in un'ottica di cooperazione, di collaborazione e di sinergia con le istituzioni del territorio, come servizi sociali e scuole, ma soprattutto con la cittadinanza, in un'ottica di benessere non calato dall'alto ma costruito. Nel corso del tempo questo progetto è stato finanziato anche dalla Tavola Valdese e dai fondi del 5 per 1000. Il lavoro di rete ci ha permesso di entrare in collaborazione con diverse scuole di territorio e attualmente lavoriamo in diverse scuole con PON e progetti di scuola viva, sempre in un'ottica di collaborazione con la cittadinanza. Mi occupo attualmente di psicologia giuridica, quindi collaboro con degli avvocati, collaboro con una scuola di formazione dove svolgo corsi di orientamento e motivazione. E un aspetto fondamentale che comunque mi sento di dire è che ogni tanto noi psicologi non dobbiamo anche imparare a leggerci e a dire di no davanti a certe situazioni e richieste, perché è molto facile bruciarci come competenza, soprattutto noi che abbiamo una grande responsabilità, quella di far conoscere, rispettare, far diventare di diritto questa professione in tutti i sistemi umani e tutti i sistemi istituzionali, perché è importante far capire quanto il nostro ruolo sia fondamentale nel apportare cambiamenti resilienti, positivi, che comunque con un effetto domino, quindi hanno poi benefici su tutti i campi. Io mi chiamo Fabiola Filippelli e questo è il mio luogo di lavoro, è iCare. E la sede principale si trova a Cerreto Sannita. iCare è una cooperativa sociale di comunità, è un modo di fare cooperativa, perché parte dal basso, ossia intercetta i bisogni per poi creare delle opportunità. iCare ha in quest'anno di attività creato molte progettualità, in particolare il laboratorio Dolcemente, che è un laboratorio di pasticceria sociale per ragazzi disabili, e attualmente abbiamo 37 ragazzini disabili che tutti i giorni fanno laboratorio. Sono Adriano Principe, insieme alle colleghe Yolanda Finita e Imma Caturano siamo psicologi e psicoterapeuti. Abbiamo fondato APSIPAF, l'associazione di psicoanalisi per la cura di bambini, adolescenti e famiglie, di cui sono il presidente. Abbiamo stretto attualmente un protocollo di intesa con il piano di zona B1, il cui comune capofila è Benevento, e col piano di zona B3, il cui comune capofila è Montesacchio. Ci occupiamo di psicoterapia solidale. Siamo primi in Campania ad avere l'accesso tramite ISE per i centri di psicoterapia solidale, che sono a Montesacchio e a Benevento, e i primi in Italia ad avere i protocolli di intesa con i comuni. Mi chiamo Flavia Di Zadrin e lavoro come psicologa nei contesti penitenziari. Qui abbiamo proposto un progetto che si chiama Pensiero in Campo e che portiamo avanti da degli anni e che cresce e si trasforma insieme alla nostra esperienza. Dal carcere ci sono ancora molti passi da muovere e molta esperienza di vita vissuta da recuperare, quindi c'è ancora tanto da fare. Mi chiamo Lucia De Rosa. Di cosa mi occupo? Sono psicologa di comunità, psicoterapeuta sistemico relazionale ed esperta in sessuologia, e mi occupo di attivare risorse all'interno del mio studio privato e del mondo associativo e sociale del territorio. Come sto costruendo tutto ciò? Facendo rete con i colleghi e attraverso l'associazione Artemide di Pacoveano, che si occupa di attivare pensiero, confronto e condivisione tra le donne nel Sannio. Associazione che nasce a partire da un bisogno del territorio di attivare le risorse dal basso di ognuno di noi, valorizzando ciò che è presente, osservando le criticità, mettendo al centro la persona e creando un gruppo che abbia un forte senso di appartenenza a partire dall'integrazione delle diversità di ognuno dei componenti.
Sono Enza Belperio, psicologa e psicoterapeuta sistemico-relazionale. Da anni coordino qui a Buonalbergo, paese in cui vivo, un laboratorio sociale caratterizzato da incontro e partecipazione condivisa. Il progetto, realizzato in collaborazione con l'Ordine degli Psicologi della Campania, l'amministrazione comunale di Buonalbergo, le associazioni locali, la scuola, i professionisti e i liberi cittadini, è nato nel 2015, grazie all'impegno di un gruppo di donne che ha deciso di mettere a disposizione il proprio tempo per il bene comune e che è confluito nell'ormai consolidato appuntamento annuale ridefinito dalla comunità le Domeniche del Benessere, oltre ad essere divenuto modello di riferimento per altre realtà locali. Un'azione comunitaria in cui ognuno può riconoscere se stesso e portare il proprio personale contributo, ideativo e progettuale, come nelle decorazioni e gli arredi urbani realizzati negli anni precedenti in occasione delle festività natalizie, o i lavori a maglia permanenti realizzati interamente a mano nell'ultima edizione dei laboratori da un gruppo di donne buonalberghesi. Lo stesso gruppo di donne che in questo momento è impegnato nella realizzazione di una lunga sciarpa rosa per sostenere la campagna di sensibilizzazione alla prevenzione del tumore al seno promossa dall'AMUS di Grotta Minarda. Innanzitutto presente, sono Martina, sono un membro dell'associazione CARL, Cittadinanza Attiva Rione Libertà, che ha sede proprio qui all'Acquasilo 31, la sede in cui siamo adesso. E noi siamo una struttura autogestita dal 2010, un centro polifunzionale che offre a Rione e non attività come appunto dopo scuola popolare per i bambini, abbiamo vari sportelli, dopo lo sportello contro la violenza sulle donne, lo sportello per il diritto all'abitare e poi da qualche anno, da due anni, abbiamo dato il via alla collaborazione con l'Ordine degli Psicologi della Regione Campania. Abbiamo cominciato due anni fa con il primo incontro della settimana del benessere psicologico, dalla quale è uscita l'idea, di dar vita a dei laboratori di partecipazione sociale. Salve, io sono Luca Picciuto, sono uno psicologo e un logopedista e sono il presidente dei I Sogni di Davide, Onlus, un'associazione di San Bartolomeo in Galdo nata due anni fa. È qui con me la collega Angela D'Angelo, che è una psicologa, psicoterapeuta. E questa associazione nasce con una serie di sogni importanti e semplici, perché nasce con l'idea di creare una comunità educante, una comunità che dialoga, una comunità che si prende cura dei propri bambini e dei propri anziani, una comunità che non dimentica nessuno e che riconosce e sviluppa le risorse del territorio. Ma siamo convinti che da soli non riusciamo a fare granché, quindi... Infatti la nostra squadra è molto ricca e variegata, all'interno ci sono tantissime figure, non solo appunto noi psicologi, ma ci sono insegnanti, ci sono educatrici, ci sono laureati in agronomia, giurisprudenza, tantissime figure che cooperano insieme e collaborano per il bene appunto del nostro territorio. Se devo pensare a un momento significativo della mia carriera professionale, penso al momento della mia crisi, avvenuta quando sono diventata psicoterapeuta, mi sono specializzata, massimo dei voti, allieva didatta e mi sono chiesta come potessi giocarmi le mie competenze in città. Questa crisi l'ho trasformata attraverso dei resoconti in un progetto, quindi se vogliamo proprio in quel momento ho attinto alla nostra professione, no? Per poter pensare alle mie emozioni, pensare alla mia crisi e metterle in essere in un progetto in cui ho chiesto aiuto a partire dal primo cittadino, il sindaco De Magistris, ad altri professionisti, psicologi e psicoterapeuti di altre generazioni che per fortuna mi sono state a mio fianco a pensare a un nuovo tipo di intervento nelle macroecologie, che appunto poi sarebbe Napoli Treatment. Questa esperienza mi ha insegnato quanto in effetti la nostra competenza ci consenta anche rispetto alle nostre storie, no? Di pensare le nostre emozioni, di poter pensare le nostre crisi e di trasformarle anche in altro. E mi ha insegnato una cosa che cerco di trasmettere tutti i giorni poi anche ai miei pazienti o nei contesti in cui sto o di ricordarmela anche io, cioè che quando si ha cura di se stessi si ha cura del mondo. La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione. Nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde del mare. Questo rumore che rompe il silenzio.
questo silenzio così duro da masticare. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze e brucia. La storia dà torto e dà ragione. La storia siamo noi.